Non c'è tregua per i giorni amari del Sapri, è un poker pesantissimo quello incassato ieri dagli spigolatori sul campo del Mazzara. E all'indomani della gara, sempre più lontani dalla vetta, non resta che fare un mea culpa generale, mitigato solo dalla giustificazione di una squadra decimata da infortuni e squalifiche. Mesto e sconsolato quindi il ritorno della formazione saprese, guidata da uno sconfortato mister pugliese, il quale, pur giustificando i suoi uomini, non manca di sottolineare che dalla rosa in campo si sarebbe aspettato qualcosa di più, prendendo atto che i padroni di casa si potevano considerare del tutto alla portata. L'attenzione ora in casa Sapri si sposta già all'incontro di Coppa Italia di mercoledì contro il Rosarno, augurandosi che quello della kermesse tricolore resti ancora un'isola felice per gli spigolatori come è stato finora. Sorrisi smaglianti invece in casa Valdiano, che sognano ormai di strappare la vetta del campionato di eccellenza lucana ai cugini del Ricigliano. Lo straripante 9-1 sul campo del Ferrandina permettono ai ragazzi di mister Masullo di fare più di un pensierino sulla conquista del primo posto in classifica, in vista del recupero con l'Avigliano in programma per mercoledì. Un obiettivo quanto mai concreto, considerando che dopo la debacle in Coppa Basilicata, il campionato resta l'unico su cui concentrarsi.